Dalla provincia di Treviso, dall'Arvese della Battaglia, ci siamo spostati in provincia di Padova, ad Abano Terme. Alle mie spalle il Grand Hotel Trieste Victoria, sede del Comando Supremo Italiano nell'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale. Ora incontreremo il colonnello Cadeddu e due ospiti, il professor Pietro Fracanzani e Stefano Gambarotto. Buongiorno, buongiorno colonnello Cadeddu, buongiorno professor Fracanzani, ciao Stefano, ciao. Ora ci richiamo al primo piano di questo prestigioso hotel, all'appartamento che fu lo studio del generale Armando Diaz. Andiamo. Eccoci al primo piano del Grand Hotel Trieste Victoria GB Hotel, con un permesso speciale della direzione dell'ufficio marketing. Possiamo visitare l'appartamento studio del generale Diaz e il vicino appartamento studio del generale Pietro Badoglio. Questa, colonnello Cadeddu, è la targa che indica che in questo appartamento dimorò Sua Eccellenza Armando Diaz, Duca della Vittoria, tra il 17 e il 18. Questa è la famosa stanza numero 110. Questa è l'anticamera e lo studio, vero colonnello Cadeddu, dove il generale Diaz ospitava personaggi e soprattutto gli addetti militari stranieri che desideravano conferire con lui per motivi connessi con lo svolgimento delle operazioni militari. Anche quella prima fotografia lo sta indicando, vedete che sono tutti ufficiali stranieri quelli che lo accompagnano. E questa è la scrivania dove lui verosimilmente... Diciamo che è una scrivania dell'epoca, ma non quella originale. Non è quella del suo posto comando, che era presso il Comando Supremo, sì. Ma questa era la scrivania dove lui segnava i suoi appunti su ciò che avrebbe dovuto fare, su quelle idee che ti vengono durante la notte relative alle operazioni di cui bisogna naturalmente tenere traccia. Se mi permette, colonnello, qui sul leggio c'è il libro della storia del Grand Hotel Trieste Vittoria. È un libro realizzato dal giornalista del Mattino di Padova, Gianfranco Natoli, e che spiega quindi dal 1912 tutte le vicissitudini di questo prestigioso hotel. Ricordiamo che è stato scelto dal generale Diaz perché a quell'epoca era ritenuto già moderno e prestigioso, perché aveva già l'energia elettrica, l'ascensore e anche il riscaldamento con il termosifone, cosa che in altri hotel qui di Abano, bagni all'epoca, non terme, non c'erano. Non c'erano. In questa stanza Diaz ha ricevuto anche Gabriele D'Annunzio prima del volo su Vienna. Questo è un volantino che Gabriele D'Annunzio, uno dei volantini che Gabriele D'Annunzio ha lanciato su Vienna. E questa di sotto invece è una dedica che ha fatto D'Annunzio al comandante supremo per ricambiarlo in un certo senso di averlo ricevuto perché gli raccontasse di questa sua missione. C'è un'altra cosa importante: qui D'Annunzio ha letto per la prima volta il bollettino di guerra del 4 novembre, quello che annunciava la vittoria e che noi possiamo vedere su marmo qui in questa immagine. La particolarità di questo messaggio
Siccome i francesi hanno sempre tentato di sminuire la nostra vittoria dicendo che l'offensiva italiana era figlia della più grande offensiva fatta dai francesi sul fronte occidentale, qui invece Diaz elenca bene le unità che hanno partecipato alla guerra per testimoniare ai posteri come lo sforzo principale sia stato condotto dalle unità italiane e non dalle unità alleate, francesi in particolare. Un curioso equivoco nato dall'iscrizione di questo bollettino in tutte le caserme post Prima Guerra Mondiale, firmato Diaz. Sì. Firmato Diaz era stato interpretato, allora era una società contadina, c'era molta analfabetismo e tutti pensavano che firmato fosse il nome di battesimo di Diaz. Perché mancava la virgola su certe tappe. E sapete firmato. Quanti bambini nati dopo sono stati battezzati col nome firmato? E anche Firmino. Firmino o firmato. Colonnello, ci trasferiamo ora sul terrazzo dal quale il generale Diaz poteva vedere l'hotel, Grand Hotel Orologio, ora inattivo. Il Grand Hotel Orologio all'epoca ospitava la mensa del Comando Supremo, quindi era il posto dove contemporaneamente si potevano trovare il maggior numero di attori della guerra, quelli per cui era diventata una religione tale da parlare di guerra anche a pranzo, mentre oggi le chiamiamo colazioni di lavoro. Allora no, era proprio, si parlava regolarmente di guerra, era tassativa la cosa. Ospite qui nello studio che fu del generale Armando Diaz, con noi il professor Pietro Fracanzani, già docente di storia. Con lui ora parleremo, non tanto io, ma lo lasceremo dialogare con il colonnello Cadeddu, della presenza in questi luoghi del re soldato Vittorio Emanuele III. Il colonnello sarà sicuramente d'accordo con me sul ruolo centrale avuto dal re, da Vittorio Emanuele III, sia nella decisione del cambiamento di fronte, ovvero di entrare in guerra, di fare entrare in guerra l'Italia a fianco di Francia e Inghilterra, sia poi nella condotta della guerra stessa, in quanto all'indomani del fatidico 24 maggio del 1915 il re lascia Roma, sale su il treno reale e si dirige verso Udine, e da quel momento, salvo occasioni sporadiche, non metterà più piede al Quirinale, addirittura con un atto formale di passaggio luogotenenziale allo zio il Duca di Genova. Da quel momento il re, perciò definito re soldato, Vittorio Emanuele III, è presente prima, si chiameranno tutte Ville Italia, laddove il re risiederà, ma prima ad Udine. E da lì poi ogni giorno partirà per le sue visite al fronte, come c'è testimoniato dal diario del suo amico colonnello degli Azzoni Avogadro, che lo aveva seguito ancora quando il re non era ancora salito al trono, ma era principe di Napoli, e quindi risiedeva a Napoli, dove comandava come colonnello un reggimento, e allo scoppiare della guerra lo richiama presso di sé. Avogadro ci testimonia di questi sopralluoghi al fronte tutti i giorni,
naturalmente si partiva la mattina, veniva deciso all'ultimo momento per ovvie ragioni la meta, e il re, incurante anche del pericolo, perché in alcune situazioni il re si trovò in difficoltà, vero colonnello? Sì, certo. Sotto il tiro dell'artiglieria del nemico, sotto il tiro austriaco, rischiò veramente grosso. E direi che forse, mi smentisca se sbaglio, è forse l'unico caso di un sovrano che è sempre presente al fronte e che perciò si merita questo appellativo di re soldato. Sì, io trovo molto giusto questo appellativo di re soldato. In effetti Vittorio Emanuele III è stato sempre presente sul campo di battaglia, molto vicino ai soldati. E si interessava delle loro vicende private, delle loro vicende familiari, e quindi la guerra l'ha vista in tutto il suo sviluppo. Era costantemente aggiornato sia da Cadorna nel primo tempo, sia da Armando Diaz sull'andamento delle operazioni militari. Devo dire anche che lui aveva molta considerazione del generale Cadorna, e quando a Peschiera ci fu l'incontro di Vittorio Emanuele III con i rappresentanti britannico e francese che gli chiesero, e qui è veramente un'assurdità, la destituzione del generale Cadorna, lui era un pochettino tentennante, perché non riconosceva le presunte colpe al generale Cadorna. D'altro canto, gli stessi francesi e inglesi che l'hanno voluto sostituito lo vogliono poi come rappresentante italiano in seno al comando militare alleato a Parigi. Quindi io trovo che c'è un po' un controsenso. E comunque Vittorio Emanuele III anche in questa circostanza si è comportato nel migliore dei modi. Ha sì sostituito il capo di Stato Maggiore generale, ma non lo ha riempito di improperi come qualcuno avrebbe potuto pensare. Lo ha trattato dignitosamente, perché era una figura che aveva comunque dato il meglio di sé in quel momento. Ecco, e poi con il trasferimento del comando supremo in quel di Padova, Padova diventa la capitale al fronte, il re si trasferisce per un breve periodo ad Altichiero, in una villa, ma anche quella è una posizione troppo esposta. Poi sarà anche a Villa Giusti e successivamente si trova per il re un luogo sicuro, che è Villa Lispida, che apparteneva ai Corinaldi ed è vicino a Monselice, ma immersa nella campagna, assolutamente in un luogo non facilmente rintracciabile e non esposto a eventuali colpi di mano. Si racconta del generale Cadorna che dopo Caporetto ebbe un momento così di sbandamento e avesse maturato l'idea di suicidarsi, e che si fosse quindi chiuso nel suo ufficio, non prima però di aver avvisato i carabinieri che erano davanti alla sua porta di non far entrare nessuno. E quando era solo nella sua stanza, ha aperto il cassetto, ha tirato fuori un revolver e sembra che se lo sia puntato alla tempia. In quel momento gli è apparsa una visione di un frate con la barba che gli diceva: «Generale, ma che fai?» E lui si è come risvegliato da una situazione di trance, ha rimesso via la pistola, ha chiuso il cassetto, è uscito fuori per redarguire i due carabinieri dicendogli: «Vi avevo detto di non far entrare nessuno». «Eccellenza, ma non è entrato nessuno».
Questo è il racconto. Alcuni anni dopo, non era più in servizio, quindi non era più capo di Stato Maggiore Generale, ebbe l'occasione a Pietralcina di incontrarsi effettivamente con Padre Pio. E Padre Pio gli avrebbe detto, ridendo, generale, ce la siamo vista brutta quella sera, e lo ha riportato col pensiero a quella sera in cui si sarebbe voluto suicidare. D'altro canto, la cosa potrebbe essere verosimile perché Padre Pio è conosciuto anche come una persona che aveva il dono dell'ubiquità. Tra l'altro il generale Cadorna era molto devoto, la famiglia Cadorna, a differenza di altre famiglie di tradizione militare, era molto legata alla Chiesa Cattolica. Abbiamo evidenziato come veramente Padova e il territorio padovano sia stato al centro di vicende che hanno concluso quella che è stata la Grande Guerra, definita come la Grande Guerra, il primo conflitto mondiale, come capitale al fronte, e prima di diventare capitale al fronte, comunque centro importantissimo per la presenza di divisioni, di caserme, di un grande numero di uomini, e anche del cosiddetto ospedale castrense, università castrense, cioè una scuola per medici che venivano preparati non seguendo i 6 anni, ma in un periodo molto breve, raccorciato di quattro anni. Con il colonnello Lorenzo Cadeddu ci troviamo nella stanza attigua a quella occupata dal generale Diaz, stanza che invece era occupata dal generale Badoglio. Badoglio, Diaz, Cadorna, tre ufficiali, tre protagonisti della guerra italiana. Vuoi, Lorenzo, spiegarci la differenza nello stile di comando di questi tre personaggi? Allora, una differenziazione più aderente sarebbe quella fra Diaz e Cadorna. Cadorna, quando è stato nominato capo di Stato Maggiore Generale, esattamente alla vigilia dell'entrata in guerra, era certamente il generale più preparato che aveva l'esercito in quel tempo. Se non fosse scoppiata la guerra, sarebbe andato dopo pochi mesi in pensione. E invece lo scoppio della guerra lo trattiene in servizio. Fece di tutto nel periodo della neutralità per rinforzare l'esercito. Non solo, ma si è trovata a dover rifare i piani di guerra perché quelli che c'erano vedevano l'Italia alleata della Germania e dell'Austria nella triplice alleanza, e quindi tutto lo schieramento delle unità orbitava verso la Francia. Era un generale preparatissimo, purtroppo aveva un carattere difficile, era accentratore. Lui non ha mai preso in considerazione le proposte che gli venivano dal suo sottocapo di Stato Maggiore. Il generale Diaz invece, forse perché aveva prestato per tanti anni servizio a Roma presso lo Stato Maggiore, vuoi perché era stato capo dell'ufficio che manteneva i contatti con gli addetti militari esteri in Italia, aveva quello che si chiama savoir-faire, e quindi i contatti con il suo sottocapo di Stato Maggiore, il generale Badoglio, hanno funzionato, diremo oggi, alla grande. Potremmo invece domandarci come mai il generale Badoglio fosse divenuto sottocapo di Stato Maggiore, dal momento che
la parte delle responsabilità sulle vicende di Caporetto erano attribuibili al generale Badoglio. Era proprio una delle domande che ti volevo fare: come mai un personaggio come il generale Badoglio, che poi la storiografia riconoscerà essere uno dei principali responsabili della sconfitta di Caporetto, sia riuscito in qualche modo a sfuggire alle proprie responsabilità e a garantirsi invece una carriera luminosa nelle forze armate? Sì, si è sempre vociferato che fosse merito della massoneria. Lui infatti risulta essere stato massone e quindi è arrivato, ha fatto dimenticare le sue colpe. D'altronde non dimentichiamoci che le 20 pagine di interrogatorio che gli fece la commissione parlamentare sulla rotta di Caporetto sono sparite. Sparite quando? Quando lui è diventato capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Notazione molto interessante questa. Potremmo concludere questo nostro scambio di battute ricordando che Cadorna arrivò al Comando Supremo dell'Esercito, si può dire per un accidente della sorte, sì, perché nella selezione del nuovo capo di Stato Maggiore gli era stato preferito sul filo di lana il generale Pollio, il quale poi fu fulminato da un infarto e quindi il Cadorna, che stava per andarsene in pensione, occupò il suo posto. Il generale Pollio seppe dell'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando quando il treno sul quale lui viaggiava per recarsi da Roma a Torino ad assistere alla sperimentazione di un mortaio da 240 alla stazione di Alessandria gli fu comunicato che era stato assassinato l'arciduca. Due notti dopo, durante il sonno, è morto anche il generale Pollio. Questo in una situazione di una gravità eccezionale per le vicende europee ci sorprende ancora di più come mai il governo italiano avesse aspettato più di un mese prima di nominare il sostituto del generale Pollio, cioè il generale Cadorna. Tra l'altro la morte del generale Pollio diede anche origine a numerose voci, perché il Pollio era vicino alla Germania e la sua fine in un certo qual modo avrebbe avvicinato l'Italia invece al campo degli alleati. Ma si era arrivato anche al punto di dire che siccome la moglie era di origine tedesca, che avesse insegnato ai figli dei cifrari con il quale, cioè, sono tutte quelle voci che vengono diffuse quando succedono fatti di questa gravità. Insomma. Si concludono qui le riprese in questi due prestigiosi appartamenti, quello del generale Diaz e quello del generale Pietro Badoglio. Ringraziamo il colonnello Lorenzo Cadeddu, il professor Pietro Fracanzani, Stefano Gambarotto e chi ci ha ospitati, il Grand Hotel Trieste Victoria, GB Hotels. Ci trasferiamo a Villa Giusti, dove fu firmato l'armistizio tra l'Italia e l'Austria-Ungheria.